bentornati a casa mia, bentornati sul mio canale. Oggi vi racconto un po' di esperienza con questa chitarruzza qua, che ho da circa 6 mesi. Prima di proseguire, come sempre, vi consiglio l'iscrizione, la campanellina, ormai non dovrei neanche più dirlo, ma non fate i lazzaroni, cliccate la campanellina e l'iscrizione, non vi costa nulla e mi aiutate un sacco, un sacco, un sacco a far crescere il canale, a portarvi video sempre più belli, sempre più magari interessanti per tutti, dall'italiano al blues, recensioni di strumenti, cerco di spaziare. Allora, chi mi segue qualche tempo fa, verso luglio, mi è capitata questa occasione, ho comprato questa PRS McCarty del 2007 e qualcuno mi ha scritto, non ricordo chi, un utente sul canale, ah, dopo un mese la rivenderai perché non ti ci troverai, le PRS così. Sono chitarre, non ricordo il termine esatto, ma tipo senza anima o comunque ti stuferai perché poi quando prendi una Les Paul, una Strato, una Tele è tutta un'altra cosa. Beh, che dire, la signorina è ancora qua con me e vi racconto come sono andati questi 6 mesi. Allora, lo strumento, come vi ho detto, l'ho trovato, comprato, usato a luglio e mi ha chiamato, complice anche il maledetto Luca Milieri, che sento quasi quotidianamente, mi fa: no, no, devi prenderla assolutamente perché quella è una chitarrona. E quindi ho fatto la spesa, che erano tanti, tanti, tanti anni che non mi compravo una chitarra. E che cos'è? Ho fatto un video dedicato a lei qualche tempo fa, subito dopo averla presa, ma vi ridò alcune specifiche. Una PRS McCarty era un, se non sbaglio, un dirigente Gibson, se non addirittura forse presidente della Gibson, che poi quando ha mollato la Gibson ha iniziato a collaborare con Paul Reed Smith. Da questa chitarra poi hanno fatto derivare tanti altri strumenti, come per esempio la DGT, quella, la signature di David Grissom, che è grosso modo la stessa chitarra ma col ponte vibrato, mentre questa ha il ponte fisso. Le meccaniche sono di stampo vintage, non sono autobloccanti ma tengono l'accordatura perfettamente. Il ponte è il classico stoptail signature di PRS, bellissimo perché è morbidissimo, ci appoggiate la mano sopra, non vi graffia, non vi gratta, stabilissimo. Con questi due vitoni qua facilissime da regolare se volete alzare o abbassare le sellette, già compensato. Il manico non so dirvi se è un wide fat, non ricordo esattamente le specifiche, non è piccolissimo ma neanche enorme, mi ci trovo veramente veramente bene, comodissimo. Top in acero fiammato, non so se A, 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 B, C, C, non, tutte queste sigle, io mi ci perdo un po', ma è veramente strepitoso. Tutta in mogano, a parte il top in acero. Due pick-up PRS McCarty, sono i suoi signature dell'epoca. Tono e volume, scusate, tono e volume, manico 22 tasti con il Birds Inlay, che questi uccellini, c'è proprio sul sito, vi dicono che specie è a ciascun tasto di ogni volatile. Il tono ha questo push-pull che permette di ottenere sonorità diverse rispetto all'humbucker pieno, più vicine al single coil. E qui veniamo al punto nevralgico. Chi mi diceva che questa chitarra sarebbe durata nelle mie mani di 30 giorni, invece, come dire, si dovrà ricredere, perché è diventata la mia chitarra principale. Se avete fatto caso ai miei video, tutti i video, a parte forse un paio, da luglio-agosto in qua, quasi sempre ho in braccio questa. Perché? Perché è così potente questa chitarra? Beh, intanto tralasciamo la bellezza e degli aspetti relativamente secondari come la stabilità e la praticità del fatto che non è particolarmente pesante, è molto ben bilanciata, 22 tasti accessibili fino all'ultimo. Io non amo i 24, non ho chitarra a 24 tasti, ne ho avuta una ma non l'ho venduta, non PRS, un Ibanez. Il setup che è magnifico, è stupendo, cioè le corde, potete tenere le corde estremamente basse, non frigge niente, è veramente spettacolare. Ma è proprio la sua capacità di far vivere dentro di sé un'anima blues e vintage con dei concetti invece estremamente moderni. Il punto di snodo, secondo me, è doppio ed è il volume che vi permette di, come ho fatto nel video, non uso più il clean, andatevelo a vedere, vi permette di passare da un suono distorto semplicemente con la manopola del volume
avere infinite sfumature sonore. Questo è tranquillamente un clean che potreste utilizzare per un pezzo funky. Ricordatevi che il suono di partenza era questo. Tutto solo esclusivamente con la manopola del volume. Questa per me già è una caratteristica vincente, a prescindere da fosse anche a forma di stella di Natale con i cuoricini rosa, sarebbe comunque un'arma vincente sotto le mie mani. L'altra è il push-pull del tono, che sbobina i pick-up, li fa diventare fondamentalmente dei single coil. Qualcuno mi ha scritto nei commenti del video della PRS all'inizio esattamente come funziona, ma devo essere sincero, non sono così dentro l'aspetto tecnico. Quello che so è che questa chitarra in un colpo solo mi permette di coprire tutti i suoni moderni e vintage senza che io mi porti dietro live la Telecaster e la Les Paul. Perché il problema qual era? Io ho sempre portato dietro la Luke e poi una chitarra un po' più vintage inspired, mettiamola così, che poteva essere o la Les Paul o la Telecaster. Qual è il problema? Il problema è che se prendete la Les Paul non avete, avete il grosso del blues alla Gary Moore, mettiamola così, ma non avete i suoni tuangosi di una tele. Se prendete la tele avete il problema opposto. E quindi quale delle due portare? Ogni volta era un po' una scelta dettata a volte dalla scaletta, alle volte dal momento, dal mood del momento. La cosa straordinaria di questo strumento, di questa PRS McCarty, è che in un colpo solo mi sostituisce Les Paul e Telecaster. Perché? Se io splitto e tengo splittato, ho suoni di stampo telestrato. Così è il manico centrale. Così centrali, due pick up assieme. Così è il ponte. Molto fenderosa, no? Molto Telecaster. Se tolgo lo split, andiamo su lidi assolutamente Gibson. Così è il ponte centrale. Così il manico. Molto jazzy anche, se vogliamo. Se chiudiamo i toni. Quindi con una chitarra sola riesco a coprire praticamente tutta la paletta sonora che mi serve. Quando mi serve la leva, a quel punto uso la Luke, che mi porta su lidi più Steve Lukather, Landau, più moderni, mettiamolo in questi termini. Ma non posso che essere non soddisfatto, molto più che soddisfatto dell'acquisto, e ovviamente non posso che consigliarla, perché è uno strumento veramente che unisce innovazione e tradizione nel migliore dei modi. Rimane caldo, vi ispira a suonare del blues, cosa che per esempio la Music Man Luke non fa. Quando prendo la Luke mi porta in altri territori, mi porta verso caricare di effetti, distorsioni, delay che viaggiano, e sicuramente non mi porta a suonare Uchi Kuchi Man, per capirci, o un pezzo di Clapton. Questa invece, nonostante sia una chitarra moderna, ha dentro tanto, tanto, tanto vintage. Quindi, come da titolo,
cosa ne pensi di PRS? 6 mesi con la PRS, io non posso che parlarne stra bene. Spero che il video così, questa storia durata 6 mesi e che spero che prosegua anche nei prossimi 60 anni, vi sia piaciuta. Se vi piace il PRS, provatele. Se non vi piacciono, provatele lo stesso, perché può essere che, come è capitato a me, vi troviate quella che fa assolutamente per voi. Ci vediamo la prossima settimana, un abbraccio a tutti, ciao!